Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo. E faremo delle cosine tutte carine con i metalli preziosi, non vedo l'ora. In questo bellissimo cortile di Via Tortona si nasconde la scuola orafa ambrosiana. Oggi noi andremo a fare una incredibile esperienza d'artigianato assieme ai fratelli Solari. Visitare, comunque a vedere una scuola orafa. Cosa si fa qua dentro? Allora, una scuola di oreficeria insegna tutte le tecniche e l'utilizzo degli strumenti necessari per realizzare un gioiello. Cosa ci fai fare qua a noi invece? Ma l'idea era quella di realizzare una bella coppia di fedi e a questo riguardo volevo mostrarvi delle possibili scelte all'interno dei metalli per decidere effettivamente quale metallo utilizzare. Se venite qua... Fedi, non nuziali, fedi. Fedi. Avete diverse possibilità nella scelta dei metalli per le vostre fedi. Oro puro, oro Lega 750, vale a dire la gran classica delle fedi nuziali, oro bianco, oro verde, oro rosso, oppure platino, oppure argento. Cosa facciamo? Io sceglierei l'oro verde. Io l'oro lo escluderei. Poi costa troppo, argento. Ci costa troppo. Argento che mi sta bene su tutto. L'argento secondo me è più bello. Argento. Perfetto, aggiudicato. Per prima cosa, noi saremo in questa zona qua, che è la zona della bilancia, perché esattamente come avviene per il buon cibo, noi avremo degli ingredienti da preparare e da mischiare fra di loro. In particolare avremo metallo prezioso, e con questo metallo prezioso unito al rame realizzeremo una lega. Benissimo ragazzi, visto che abbiamo scelto l'argento, ve lo presento insieme al suo cugino il rame, che andranno legati insieme per realizzare, come dire, il giusto prodotto finale. Ah, perché vanno insieme? Vanno insieme, faremo una lega. E siamo pronti ad andare a fare la fusione. A questo punto abbiamo rimosso la parte di borace meccanicamente con il nostro martelletto, però come vedete ragazzi resta sporco, va pulito perfettamente, soltanto che in questo caso qua diciamo il proseguo della pulizia lo faremo chimicamente. Ok. Benissimo ragazzi, allora adesso il nostro lingotto andremo a metterlo, a immergerlo in una soluzione decapante all'interno di questa macchinetta qua, vale a dire faremo un'operazione di pulizia molto profonda e di disossidazione, quindi elimineremo tutti gli ossidi. La cosa interessante è che quando tireremo fuori questo lingotto sarà bianco quasi come la neve.
La prossima operazione che andremo a fare una volta ottenuto il lingotto è l'operazione di laminazione. L'operazione di laminazione avviene sotto questo impianto che si chiama appunto laminatoio, che servirà a trasformare il nostro lingotto in un cosiddetto semilavorato, in un grezzo di filo che poi con successive operazioni si trasformerà nella nostra tela. Bene ragazzi, a questo punto scegliamo la trafila, che ne dite? Questa mi sembra perfetta per fare la forma. Sì, mi piace. No? Abbiamo l'anelliera, okay. 33 anelli, tutti diversi uno dall'altro, dal più piccolo al più grande. Forza, andate a scegliere. Questo è un po' larghino, che è il 18, che è perché poi quando vari fidanzati ho sempre buttato l'anello, sì, capito? Perché più è grosso, più c'è peso, più c'è peso, più c'è valore da furbacchione. Io direi questo. Un 17? Perfetto, direi che è perfetto. Questo è un 14, è quello che ci vuole. Questo è il 14. Sì. Perfetto. Abbiamo quasi finito l'anello, ora abbiamo una striscia dritta, quindi bisogna tagliarla, piegarla, saldarla, metterla in forma. Esatto, farle un bel cerchio. E lucidarlo. Quindi, andiamo. Però 3-4 ore, no, 3 orette, dai, forse 3 ore abbondanti, però siamo riusciti ad avere questo. Le cose belle si fanno con calma e io sono proprio emozionata di essermi fatta il mio anello. Ma poi immaginatevi un turista che viene a Milano, magari da chissà quale parte del mondo, ecco. Viene qua e magari mentre la moglie se ne va a far shopping, faccio per dire, in 3 ore questo gli porta un gioiello in mano, non che so tra se l'altro questo è molto più bello come shopping. Diciamocela. Proprio bello. Ma tecnicamente come fa un turista a venire qua? Molto semplice, guarda, si collega al sito, il sito è scuolaorafambrosiana.com, trova tutti i contatti, questo tipo di esperienze è l'ideale farle il venerdì e sabato dove abbiamo la scuola dedicata a questi momenti particolari. Nell'arco della giornata, come avete visto, si possono vivere delle esperienze volendo anche più complesse. Ottimo. Bellissimo. Dai grani d'argento piacere. A questo, un anello vero e proprio. Alla scuola Orafa Ambrosiana si può fare anche questo ed è un'esperienza bellissima. Noi abbiamo forgiato il nostro anello. Abbiamo fatto dall'inizio, dai grani, d'argento, di rame, è venuto fuori tutta questo po' di roba. Un'esperienza assolutamente divertente e che consigliamo a fare anche istruttiva a voi. Istruttiva e vivamente consigliata. Il video qua finisce, ci vediamo come al solito al prossimo video, quindi restate connessi, collegati su Posti nel Mondo. Ciao ciao! Ciao!